rispondere. Scusa, mi fai un piacere. Sì. Cambio argomento. Se no mi pido e vado fuori. Questo è un argomento che... Sì, da una parte, in un angolo. Scegli un argomento tu. Quello della scuola. E abbiamo continuato così perché vuoi cambiare adesso. Io mi ricordo Paola, 5 anni fa, sua madre venne in provincia perché lo voleva ricoverare perché era pazzo, un bambino, ti immagini. E noi ci siamo rifiutati e abbiamo invece contrapposto tutta una serie di cose. Noi se fossimo superficiali potremmo dire che non era pazzo Paolo, ma era pazza la madre, invece non è vero, perché la mamma aveva anche lei dei suoi problemi di sopravvivenza, una donna che lavorava tutto il giorno, una donna sola, con un anziano in casa, nessuno che l'aiutava, il ragazzo cresciuto senza padre era un ragazzo con dei problemi, perciò guai se avessimo permesso di etichettare la madre malata. Invece bisognava fare tutto un lavoro d'aiuto alla madre. E questo in una certa misura è stato fatto, tant'è che Paolo è stato riaccettato dalla mamma. Per l'amor del cielo, non voglio imporre le mie idee agli altri. Io di conseguenza esprimo un mio parere. Io per Paolo non sono d'accordo che si insista che Paolo vada a scuola, perché in questi ultimi 3 anni Paolo ha sempre rifiutato la scuola. Per Paolo vuole un lavoro e vuole degli amici. Allora, noi Paolo dobbiamo aiutarlo a darsi un lavoro ed agevolare tutto con dei nostri interventi a crearsi degli amici. No, praticamente...